promuovere questo marchio con un logo che sia facilmente identificabile dai consumatori. Certamente, è identificabile il logo, ma diciamo deve essere identificabile anche il prodotto, nel senso che noi abbiamo iniziato questa attività di produzione di olio DOP Colline Salernitane e lo stiamo portando avanti, lo vogliamo promuovere perché è l'unico modo che noi abbiamo per portare avanti anche il nostro territorio. Il prodotto è sicuramente buono, deve essere conosciuto. Noi lo stiamo facendo da diversi anni e stiamo ottenendo già dei risultati che sono positivi perché è cresciuta, diciamo, la platea dei soggetti che sono produttori di olio DOP Colline Salernitane, i frantoi che aderiscono al sistema di controllo e gli imbottigliatori. Quindi c'è tutto un sistema che sta portando avanti questa denominazione protetta. E quest'anno, per la prima volta, abbiamo avuto dalla Regione Campania un finanziamento consistente per poter fare questa attività di promozione che certamente dovrà essere diretta sia agli agricoltori che attualmente non partecipano al sistema di controllo, ai frantoiani che non partecipano al sistema di controllo e soprattutto ai consumatori e ai ristoratori del territorio. Perché se i consumatori del territorio, i ristoratori del territorio non si convincono che per portare avanti questa nostra campagna dobbiamo utilizzare i prodotti campani e nel nostro caso l'olio DOP Colline Salernitane, è chiaro che abbiamo qualche difficoltà a crescere come agricoltura e come agroindustria. Ovviamente parliamo di un prodotto di alta qualità, con un gusto inconfondibile che è quello delle colline salernitane, che richiede un'attenzione particolare e che vi permette anche di lottare contro quei prodotti che arrivano dall'estero e contro i prodotti contraffatti che sono un grandissimo avversario. Certamente un prodotto DOP deve necessariamente essere un prodotto di qualità. E quindi la qualità è quella che caratterizza il prodotto e ne consente anche un costo un po' superiore. Non è che uno può sperare di comprare un olio DOP Colline Salernitane a 3 euro o 4 euro come si trova sui supermercati, oli extravergini di oliva, che probabilmente è solo un nome, non è una sostanza. Invece, per gli oli certificati, che sicuramente sono stati controllati, perché si sa benissimo che un olio DOP, prima di essere immesso sul mercato, deve necessariamente tutto, non a campione, tutto l'olio che viene immesso sul mercato sotto forma di olio DOP Colline Salernitane, vengono fatte analisi chimiche, analisi organolettiche per verificarne la qualità e la rispondenza a quelli che sono i parametri fissati dal disciplinare di produzione. È una crema di carciofi con alla base un fondo di scalogno, olio extravergine di oliva, patate, ripeto, carciofi, si fa cuocere col brodo vegetale, si frulla tutto, si emulsiona con dell'olio a crudo e viene servito con un baccalà cotto sempre in olio a bassa temperatura.